Buongiorno, oggi vi faremo vedere con l'impasto del pane a fare i panini al cioccolato. Possiamo dare ai nostri bambini per andare a scuola come merendina o come merenda del dopo scuola. Allora, noi qua abbiamo già impastato 1 chilo di pasta del pane. La ricetta ve l'abbiamo già data, ma ve la ripeto. Allora, abbiamo fatto 1 chilo di farina, 100 g di burro, o possiamo mettere 100 g di olio per questi qua al cioccolato, 30 g di lievito, 10 g di sale, pizzico di zucchero per dare colore, acqua calda quanto basta. Per fare i panini al cioccolato noi abbiamo messo, ci mettiamo 150 g di cioccolato a scaglie o gocce di cioccolato. Allora, adesso che il nostro pane è impastato e leggermente lievitato, aggiungiamo le nostre gocce di cioccolato. Ok, possiamo metterlo nel robottino o impastare a mano, come preferiamo. E accendiamo. Ok, adesso se fa fatica a prendere le gocce di cioccolato, l'impasto del pane, perché è leggermente lievitato, ci aggiungiamo un goccio di acqua che ci aiuterà ad amalgamare tutto il nostro cioccolato. Aumentiamo la velocità. Non fa niente se il cioccolato si scioglie, darà colore al nostro paninetto, non resterà bianco, diventerà di marroncino gradevole. Ok, adesso metto un po' di farina perché l'impasto è un po' troppo morbido. Adesso vedete che il cioccolato si è amalgamato tutto. Fermiamo la nostra macchina e la togliamo. Ok, vedete che belli che sono? Ok, adesso prendo un po' di farina. Ah, farina, mi raccomando, per l'impasto usiamo sempre la nostra farina forte Manitoba. Ok, così. E possiamo farli delle forme che vogliamo. Noi oggi faremo dei bocconcini. La pallina pesa circa 60 grammi, tra i 50 e i 60 grammi, e andiamo sempre a roteare finché la nostra pallina non risulterà liscia sopra. Vedete? Così. Questi sono i nostri paninetti. Oppure, se preferite, possiamo fare delle trecce. Partiamo così col nostro amico salamino. Facciamo così, pieghiamo in due e intrecciamo. È sempre panino al cioccolato, eh. Oppure possiamo fare il nodo. Facciamo sempre il nostro, vedete, ci infariniamo un attimo le mani. Così, facciamo sempre il nostro salamino. E facciamo il classico nodo, vedete? E ora li facciamo lievitare. Ok, adesso i nostri panini hanno lievitato, vedete? E li spennelliamo con l'uovo, così. Di gusto saranno come i panini al cioccolato che di solito si comprano, però questi li facciamo noi, sappiamo come sono fatti e poi sono pure veloci da fare. Ecco, la nostra treccia e il nostro nodo. Ok, ora inforniamo a 190 gradi per una decina di minuti. Ok, ci vediamo quando sono pronte. Ecco i nostri paninetti, vedete, sono pronti, sono passati 10 minuti circa. Ora li facciamo raffreddare e prima di servirli li spolveriamo con lo zucchero a velo. Vedete come sono rimasti belli lucidi? Ora vi faccio vedere. Io ve li spolvero adesso che almeno vedete già il risultato finale. Vedete che belli che rimangono con lo zucchero a velo. Perfetto. Anche senza, comunque sono buoni, eh. La nostra treccia, il nostro nodo.
Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima ricetta.